65 milioni di anni fa. I dinosauri dominano il pianeta. Se l'uomo fosse già comparso, sarebbe una preda più che un predatore. Gravi cambiamenti stanno avvenendo nell'ambiente. Mutamenti che mettono in moto le forze naturali dell'evoluzione e che sanciranno la caduta dei dinosauri. La loro estinzione avverrà tra poche settimane. Questo tirannosauro, l'ultimo della sua specie, morirà. Una massa mortale sta per colpire la Terra, qualcosa che il nostro mondo non ha mai visto. Quando sarà tutto finito, nessuna creatura più pesante di 25 kg sarà sopravvissuta. Negli oceani, una grande varietà di organismi marini cesserà di esistere. Quando l'orrore finalmente si arresterà, più della metà delle forme di vita sul pianeta saranno estinte. Come è ben noto, nessun dinosauro sopravviverà, nemmeno il potente T-Rex. I dinosauri erano creature orribili che all'improvviso scomparvero dalla faccia della Terra. Tuttavia, i dinosauri non sono le prime vittime di una natura maligna. Ce ne sono già state altre. La maggior parte delle specie vissute sul nostro pianeta si è estinta. Di tanto in tanto si sono verificati nella storia della Terra dei momenti in cui i processi di estinzione sono stati molto più intensi. Si possono definire di estinzione di massa. Gli scienziati riconoscono 5 principali eventi di estinzione di massa nella storia della Terra. Ma quello che ha provocato l'estinzione dei dinosauri potrebbe essere stato il più terribile. Se i dinosauri non si fossero estinti, non credo che noi saremmo qui. È molto semplice. Il nostro non sarebbe un mondo dominato dai mammiferi e dagli uccelli, ma dai dinosauri. Per questo la loro estinzione ci riguarda molto da vicino, in termini di affermazione della specie. Il mondo in cui viviamo potrebbe già stare andando incontro ad una nuova estinzione di massa, una nuova apocalisse.